Ciao a tutti amici e amiche del cancro, benvenuti in Sexotari Cuori, io sono Angela e insieme andremo a vedere come andrà il vostro mese di novembre. Saluto tutti e ringrazio tutti quelli che sono iscritti al mio canale e quelli che stanno osservando per la prima volta questo video. Vi spiego brevemente come funziona la lettura, andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello personale, poi vedremo l'ambito amore, coppia singola, il lavoro e le finanze. Per chi è al lavoro e per chi è alla ricerca, e alla fine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura. Quindi continuate a spingere il vostro il più possibile perché effettivamente voi siete i vincitori del mese precedente. Quindi nel corso della lettura andremo a vedere questo bonus per voi, questo messaggio speciale diviso appunto per decadi. Partiamo con l'analisi del vostro mese proprio dall'arcano precedente, quindi facciamo un piccolo punto e riepilogo per procedere poi con il successivo. Voi avevate il carro e il carro è proprio il vostro arcano che vi rappresenta. Parla ovviamente a livello tarologico di una conquista, di un ottenimento, di riuscire a prendere le redini, il controllo sia di se stessi sia di alcune situazioni e accompagnarli, portarli avanti verso la conquista. Possono essere arrivate anche nel corso del mese soddisfazioni, successi, questioni importanti sia di progetti, propositi e portati avanti proprio con la massima determinazione e l'impegno. Se non sono stati ottenuti dei risultati, comunque questa carta vi dice che siete nel percorso giusto, dovete solo rimanere ben centrati e concentrati sul vostro obiettivo e andare avanti. Questa era la vostra carta. Adesso andiamo a vedere quella del mese di novembre. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link sia per vedere le recensioni sia per acquistarli. E adesso vediamo qual è il vostro arcano del mese. Troviamo la Luna. La Luna, un po' particolare effettivamente come carta perché prima di tutto è la carta dei sogni, è la carta che ci connette ai nostri desideri più profondi. Da un lato questo, però sappiamo benissimo che nelle profondità del nostro inconscio e subconscio si nascondono varie insidie e potrebbe venire a galla qualcosa, magari per molti di voi, dei ricordi del passato, della nostalgia, dei timori, delle paure che possono purtroppo bloccare a livello esterno. Potrebbe esserci anche qualche situazione un po' strana, un po' ambigua, dove non sapete effettivamente come comportarvi, come agire, e allora quindi è vero, ci sarà qualche momento, qualche fase di incertezza. La cosa più importante che ci consiglia questa carta e vi consiglia per il vostro mese di ascoltare tantissimo, tantissimo il vostro intuito. Poi non solo di ascoltarlo, anche di agire in base alle vostre intuizioni, perché dentro di voi ci sono le risposte giuste, dentro di voi ci sono anche quei sogni, quelle verità che possono essere tirate fuori. Si deve solo cercare il più possibile di trovare il coraggio e lasciare andare il passato, ciò che ci blocca, e superare la nostra magari comfort zone se siamo proprio bloccati in cose che effettivamente non ci stanno bene, però abbiamo paura, abbiamo incertezza per il futuro. Vediamo adesso come questa energia va a riflettersi nei vari ambiti. Essendo un'energia molto molto complessa, ho giusto detto qualche indicazione, si potrebbe parlare per ore e ore e ore
di questa carta. Ovviamente ha i suoi lati oscuri e i suoi lati abbastanza, diciamo, positivi. Bisogna cercare appunto di sfruttarla nel verso giusto. Andiamo a vedere le vostre energie che vi possono aiutare a capire come gestire appunto questa energia nella quotidianità, nelle varie cose che andranno ad accadere. Per esempio, nella prima parte del mese, circa i primi 10 giorni, c'è il 7 di coppe. Ha un pochettino a che fare con l'aspetto delle illusioni, delle varie possibilità, che ce ne sono troppe, varie idee, varie sensazioni, emozioni che non ci aiutano a fare una scelta lucida e coscienziosa. Quindi ci chiede effettivamente di fare selezione e di concentrarci su quello che è più importante per noi in questo periodo, perché altrimenti ci perdiamo in mille cose, non riusciamo, scusate, a far niente e magari appunto andiamo a gettare molto più confusione. Poi non solo di confusione, anche a non crearci false speranze e illusioni, perché se c'è qualcosa che luccica un po' troppo, allora lì dobbiamo fare maggiore attenzione. Poi c'è il mondo, carta proprio bellissima, perfetta, perché da un lato indica comunque la conclusione, è la conclusione naturale delle cose e quando arriva la conclusione si raccolgono i frutti del proprio impegno, quindi se l'impegno è stato tanto, se tutto è andato a procedere come si deve nel corso del tempo, allora il mondo ci porta a degli ottimi risultati o comunque il farci sentire sereni, completi, nel senso di soddisfazione, di appagamento rispetto a quello che stiamo facendo, quindi dobbiamo semplicemente aspettare e raccogliere i nostri doni. In qualsiasi circostanza comunque c'è effettivamente qualcosa che si va a concludere e quindi possiamo prepararci ad un nuovo step, a un nuovo passaggio. Altrimenti, diciamo, siamo proprio noi che desideriamo proprio raccogliere tutto quello che abbiamo a disposizione e prepararci proprio a una nuova esperienza. Io dico nuova esperienza perché essendoci il Fante di Coppe è l'inizio di un qualcosa dove ci possiamo riscoprire anche fanciulli alle prime armi su un progetto nuovo, quindi avere proprio quell'entusiasmo, quella voglia di iniziare. Essendo una carta di coppe, può riguardare le relazioni, può riguardare a livello emotivo qualcosa che ci appassiona tanto, quindi anche a livello pratico e lavorativo. Quindi di sicuro c'è questo nuovo passaggio, questo nuovo inizio o anche un ritrovato entusiasmo e carica emotiva. Adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nell'ambito amore. Partiamo proprio dalle coppie, poi vedremo i single. Allora, per le coppie, anche qui abbiamo un fante, però questa volta di spade, vuol dire che, diciamo, l'inizio c'è un'idea, c'è una proposta, c'è probabilmente un progetto, un qualcosa che deve essere valutato e attenzionato. Magari potrebbe essere da parte vostra, oppure questa proposta può provenire, questa idea dalla persona amata. In qualsiasi circostanza sono cose che in qualche modo devono essere valutate e osservate per andare a migliorare e a modificare qualcosa della vostra vita sentimentale, ovviamente in senso buono, perché poi abbiamo il 5 di spade e il 7 del carro. 5 di spade è conflitto, è cercare di trovare un compromesso, però un compromesso a volte è il compromesso a perdere, adesso mi spiego meglio, nel senso che per tentare di andare d'accordo, per confrontarsi in senso costruttivo, dobbiamo fare delle rinunce però, come vi dicevo, proprio per andare a migliorare qualcosa della vostra vita sentimentale, per un progetto, per un nuovo percorso. Il carro è anche partenza, viaggio, trasferimento, spostamento,
spostamenti di vario genere, quindi ha a che fare, è vero, con un nuovo percorso insieme. Magari se c'è qualcosa che non va, effettivamente si devono fare dei sacrifici per progredire, per migliorare il rapporto stesso, oppure magari semplicemente si deve trovare un compromesso per realizzare qualcosa. E come vi ho detto, il carro porta con sé tante tante belle cose da fare, diciamo viaggi, spostamenti, progetti personali, trasferimenti, casa nuova, perché no? Giusto per darvi un'indicazione sulle tante cose che si potrebbero fare. Per quanto riguarda i single, qui troviamo la temperanza, il 10 di coppe e il 4 di denari, parlano di un mese in fase di evoluzione, da un lato anche di rigenerazione. All'inizio, con la carta della temperanza, può essere uno strascico di quello che ci si porta dietro dal mese precedente. Ha a che fare con il riposo, la rigenerazione, il prendersi un attimo per ripulirsi da alcune cose che sono successe precedentemente, di fare chiarezza se c'è della confusione, appunto. E magari appunto già sapete che cosa può essere successo, se c'è stata una frequentazione o se c'è ancora, potrebbe essere abbastanza altalenante, oppure magari potrebbe essere concluso, esserci qualcosa che è concluso nel mese precedente e che quindi si sta tentando di guarire le proprie ferite ed avviarsi ad un nuovo passaggio della propria vita. Con il 10 di al centro è comunque una carta di ritrovata serenità e felicità, e possono esserci dei lieti eventi, qualcosa di molto positivo, di molto intenso. Quindi, essendo una stesura generica, magari ognuno di voi andrà a sperimentare questa energia come nuove conoscenze, socializzazione, incontri o semplicemente ritrovare finalmente la pace e la serenità dopo tanto tempo e dopo situazioni, diciamo, turbolente. E con il 4 di denari alla fine è senso di chiusura e di protezione. Ma questo che cosa vuol dire? Già vedendo un po' tutto il vostro mese, se state uscendo da una relazione, allora si vede che è tutto molto concentrato sulla ricerca del vostro benessere, e quindi forse magari molti di voi non ne vogliono proprio sapere di mettersi in una nuova relazione. Forse potrebbe anche esserci una relazione, una conoscenza, però rimane ancora lì in superficie senza esserci qualcosa di ben definito. E diciamo, altrimenti, ho detto, suona tantissimo questa energia qui di rigenerazione, di guarigione, di chiarire bene le proprie idee, le proprie intenzioni, che cosa si desidera nella propria vita sentimentale, però a partire proprio da se stessi, guarire se stessi, stare bene con sé e quindi proteggersi anche da situazioni o persone esterne che magari non fanno al caso vostro. Andiamo adesso a vedere le energie che si muovono in ambito lavorativo, economico, finanziario, quindi vediamo tutto quello che vi vogliono dire le carte. Troviamo il fante di spade, e qui si tratta appunto di idee, intenzioni, propositi che potreste avere voi o anche un qualcosa che vi verrà detto. Essendo un fante, tutto in una fase iniziale, embrionale, che deve essere ancora valutata, gestita. Forse qualcosa potrebbe saltare fuori un po' di più concreto nel corso del mese. Quindi aspettatevi qualche novità, aspettatevi qualche cambiamento proprio in ambito lavorativo. Dico, diciamo, lavorativo e anche un po' per tutti quanti, perché nelle finanze ci sono delle cose che dovete valutare effettivamente. Queste carte consigliano che se dovete fare degli investimenti, se volete mettere in moto un progetto o un qualcosa, di farlo subito, di farlo proprio all'inizio del mese, perché poi
al massimo entro la metà, perché poi potrebbe essere veramente difficile, potreste incontrare degli ostacoli e quindi questo nuovo inizio, queste nuove idee proposte devono essere valutate poi successivamente. Come vi dicevo, possono esserci sia dei contrattempi, preoccupazioni legate proprio al lavoro stesso e anche alle finanze, quindi delle spese impreviste, quindi meglio prepararsi a puntino. E poi però anche delle cose positive, perché il giudizio ha il suo carico, di novità, di scoperte, di rivelazioni, di cose che possono essere abbastanza interessanti. Per chi è in cerca di lavoro o anche per chi lo vuole cambiare, troviamo l'asso di coppe all'inizio, poi il 2, abbiamo 2-2 in questo caso di spade, e poi della papessa. Spesso l'asso di coppe ha a che fare con la nostra passione, con quello che magari vogliamo cercare di farlo diventare un lavoro, o ha a che fare anche con la passione, la dedizione, l'impegno che ci mettiamo nel cercare un qualcosa di adatto a noi. È vero, cioè, si vede l'impegno, potrebbe saltare fuori una proposta, un'idea, anche qualcosa di più, che deve essere valutata. Dico deve essere valutata perché c'è una fase di osservazione e di gestazione, quindi se volete in qualche modo migliorare un po' le vostre finanze e accettare qualcosa che potrebbe essere anche di non adatto a voi o di passaggio, allora potreste prendere in considerazione questa cosa. Altrimenti, se vedete subito che è qualcosa che non fa al caso vostro, allora sapete magari a cosa andate incontro, allora si dovrà aspettare probabilmente il mese successivo e quindi nel corso del mese fare risparmio, mantenimento, fare attenzione, e si potrebbe anche cogliere l'occasione per prepararsi, come vi dicevo, soprattutto se avete qualche idea, qualche progetto da fare per conto vostro, un progetto che riguarda la vostra passione, un qualcosa, magari un lavoro a livello individuale. E adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi come messaggio speciale, perché visto che voi avete vinto il concorso delle visualizzazioni e quindi un messaggio speciale per voi diviso per decadi. Quindi partiamo proprio con il cancro della prima decade. Troviamo il 10 di denari, poi l'appeso e il 4 di denari. Allora, qui si ha tanto a che fare, essendo uscite carte di denari, a livello di benessere, di salute, a livello fisico, questioni pratiche, lavorative, quindi il messaggio è un po' più votato e centrato sul vostro benessere. E quindi vi consigliano effettivamente di fermarvi, di valutare, di osservare questioni pregresse che vi state portando dietro da un po' di tempo e di andare a ribaltare alcune situazioni, soprattutto di andarle ad osservare da un altro punto di vista. Potrebbe esserci qualcosa che vi sfugge, potrebbe esserci un qualcosa che state o trascurando o non state valutando, e invece ci sono delle risposte che sono proprio davanti ai vostri occhi. Magari con il 10 di denari ha a che fare tanto con le questioni di denaro, di possedimenti, di casa, di possedimenti, acquisti e investimenti, di eredità, di lavoro che insomma porterà a buoni frutti, ma si devono risolvere alcune cose, si devono fare forse possibili investimenti o qualcosa di, diciamo, di importante a livello di cambiamenti, e quindi fermarsi perché questo potrebbe essere proprio il momento giusto per ascoltare il vostro intuito, i vostri segni, segnali che incontrerete ovviamente nel vostro cammino, e quindi valutare effettivamente un possibile cambiamento in quello che state facendo,
o trovare finalmente quelle risposte giuste che vi serviranno poi ad agire prossimamente, nel prossimo futuro. Adesso vediamo come quale altro messaggio per il cancro della seconda decade. Anche qui troviamo una carta di denari, però anche di coppe, quindi abbiamo il re, il tre di coppe e questo diavoletto. Allora, come messaggio salta fuori tantissimo, prima di tutto, quello di avere a che fare con una persona. C'è la carta di corte, quindi quasi un doppio messaggio, cioè se avete a che fare con una persona che in un certo senso vi porta gioie e dolori, quindi fase alternata di felicità, soddisfazioni, di momenti veramente gioiosi, però dall'altro lato comunque si è bloccati in una situazione tossica o relazione tossica, allora quindi qui bisogna agire effettivamente come consiglia il re di denari, fermarsi, guardare le cose a livello tangibile, reale, e quindi di non sfuggire più a quella che è la realtà dei fatti e farsi due conti, quindi fare proprio ordine nella propria vita, che può essere relazionale, sentimentale, questo è vero, oppure se ci sono delle cose che vi imprigionano, che vi bloccano e voi volete ottenere un certo tipo di risultati, allora queste carte stanno consigliando proprio di aspettare il momento giusto, avere un piano ben preciso, essere convinti delle vostre intenzioni e dei vostri desideri, appunto, sogni, e cercare il più possibile di andare a sconfiggere questo diavoletto. E, diavoletto che possono essere situazioni esterne che vi bloccano, e quindi è lì che si deve cercare appunto il punto vulnerabile di questo diavoletto e sconfiggerlo. Se invece sono cose in voi bloccate, come intenzioni, come non avere abbastanza energie o sentirsi imprigionati in vecchi schemi limitanti, e allora lì effettivamente si dovrà fare un lavoro su se stessi. Probabilmente se è uscito un messaggio del genere è comunque un incoraggiamento, vuol dire che potete assolutamente riuscire a superare questa limitazione. Vediamo adesso l'altro messaggio per il cancro della terza decade. Troviamo il 10 di spade, a che fare con il sentirsi offesi, traditi, delusi o da qualcuno o anche dalle situazioni esterne, essere proprio altro che insoddisfatti, molto di più purtroppo. Però in tutto ciò il messaggio vuol dire che se c'è qualcosa che non va bene, se ci sono appunto delle relazioni che non stanno funzionando o ci sono proprio delle situazioni anche a livello lavorativo, economico in genere, che vi fanno sentire come questo poveretto del 10 di spade, allora ecco, bisogna cambiare totalmente prospettiva, bisogna cercare di concentrarsi su di voi, sulle vostre capacità, sulla vostra intelligenza, guardare avanti, alzare lo sguardo, perché al di là c'è qualcosa che vi aspetta, qualcosa di molto più positivo per voi, un nuovo inizio, un nuovo progetto, una nuova idea, un qualcosa che appunto può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita, sia a livello di relazione, sia a livello di lavoro, sia anche un qualcosa di strettamente personale che vi possa dare molto più entusiasmo, molta più forza di procedere nelle vostre sfide quotidiane. Questo è l'ultimo messaggio per voi. Adesso andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vediamo che cosa vogliono dirvi per i vostri segni. Ricordo che quelli che usciranno effettivamente sono determinanti nel bene o nel male, quindi sapere già chi osservare, se può essere qualcuno di utile, di buono e di generoso nei vostri confronti, oppure al contrario magari qualcuno da attenzionare perché potrebbe essere ostile. E allora vediamo, procediamo con la carta dei pesci,
Poi troviamo Plutone, si riferisce allo Scorpione, e poi abbiamo la Bilancia. Ovviamente tutti gli altri segni che sono usciti non è che non sono usciti, non è che non avrete a che fare. Vuol dire, l'oracolo vi vuole già dire che in quelle situazioni, in quelle relazioni, le cose sono già come le conoscete attualmente e quindi procederanno più o meno nello stesso modo. E invece questi, appunto, li abbiamo detti quali sono i segni. Ci sono ulteriori indicazioni proprio come messaggio da parte dell'oracolo che ha a che fare con una trasformazione, una o liberazione, nel senso potrebbe esserci anche un distacco in questo periodo. Io dico evoluzione e trasformazione dipende, perché si potrebbe avere a che fare con una persona che è abbastanza altalenante a livello emotivo, oppure perché sta vivendo delle situazioni che non gli permettono di avere le idee abbastanza chiare nei vostri confronti. Può essere a livello sentimentale, però potrebbe essere anche a livello lavorativo. E quindi gettarvi, sì, è vero, un po' di confusione, di perplessità. Ci può essere, quindi abbiamo visto trasformazione, liberazione, lasciare andare qualcuno per il momento, poi magari per ritrovarlo successivamente. Consigliano anche di fare molta attenzione agli impulsi, a non aver fretta di intervenire. Quindi di non buttarsi proprio alla carica e reagire in modo negativo, ma cercare di andare a scoprire le motivazioni, quindi di essere abbastanza comprensivi e sensibili. E si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello settimanale e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di novembre. Ciao!